Tutelare i diritti dei più piccoli della città e gettare le basi per un futuro migliore. L'assessorato alle politiche per l'infanzia del comune di Trani ha chiamato a raccolta gli attori protagonisti del territorio per costruire un percorso congiunto di crescita ed educazione. Si è tenuto infatti presso la biblioteca comunale un convegno sul tema La tutela dei diritti dell'infanzia, il fenomeno del bullismo. Le interviste di Francesco Rossi. Un tavolo permanente, un confronto continuo per tenere sotto controllo il fenomeno del bullismo, soprattutto nei confronti dei più piccoli. Ma io credo sia molto interessante lavorare con una prospettiva che vada oltre il singolo evento di confronto, che per carità è utile, ma in realtà stiamo ragionando intorno ad un fenomeno che ormai è endemico nei contesti educativi e che richiede un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti, da parte delle famiglie, della scuola, da parte dei servizi, da parte dei comuni e per finire alle autorità giudiziarie, alle forze dell'ordine. Soltanto insieme possiamo ragionare anzitutto su un monitoraggio costante di quello dei fenomeni che man mano riusciamo a cogliere, ma io direi soprattutto per provare a costruire delle strategie di prevenzione, perché sono convinta che il bullismo, che è una malattia vera e propria nelle relazioni, produce moltissima sofferenza ed è segnale di sofferenza da parte dei giovani. Per cui abbiamo il dovere di fare qualcosa per non arrivare a delle manifestazioni così crudeli di comportamento da parte di bulli che peraltro sono portatori di disagio. Il percorso per arrivare al Consiglio Comunale dei ragazzi di fatto è stato avviato. Beh, sicuramente oggi più che di bullismo, innanzitutto si parla di tutela dei diritti dei più piccoli. È un voler porre l'attenzione a un problema, che è quello sicuramente di quelle che sono a volte le fasce più deboli, ma che non vengono ritenute come tali, cioè i più piccoli, i ragazzi, e sicuramente quello del fenomeno del bullismo è un fenomeno dilagante, peraltro, che va soprattutto a ledere i diritti di coloro che non riescono a difendersi e che forse spesso da questa società sono anche dimenticati. In quell'ottica sicuramente un po' il Consiglio Comunale dei Ragazzi, sul quale stiamo puntando molto, ha un percorso che ha il suo inizio appunto ad un'attenzione diversa e maggiore rispetto sicuramente ai più piccoli. Oggi con questo convegno vogliamo porre soprattutto l'attenzione su questo fenomeno anche per sensibilizzare e per stringere quello che è un patto, io lo definisco un patto educativo. Quello appunto con le scuole, con le forze dell'ordine, con la società tutta, sicuramente a tutela dei nostri ragazzi.